Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata all'inquadratura di qualche video precedente. Voi tra l'altro che inquadratura preferite per i miei video? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Come vedete dal titolo, volevo parlare dei primi shock culturali che ho avuto quando mi sono trasferita in Svezia. Appena ci trasferiamo in una nuova nazione, penso ci siano sempre dei momenti che ci fanno capire di non essere più in Italia o nello stato in cui abbiamo vissuto prima. E oggi sono qua per raccontarvi quali momenti mi hanno fatto capire che la Svezia non fosse esattamente uguale all'Italia o alla Gran Bretagna. Parte dei miei shock culturali sono partiti principalmente dal lavoro. Infatti mi ricordo che la prima volta che sono arrivata in ufficio sono rimasta scioccata dal fatto che il mio capo, che aveva aperto la porta per conoscermi, non indossasse le scarpe, ma fosse in ciabatte. Infatti negli studi in Svezia è normalissimo girare in pantofole o addirittura in calze e non usare dentro l'ufficio le scarpe normali. Questo perché poi l'ho capito, diciamo, successivamente, perché in inverno c'è moltissima fanghiglia e neve e quindi le scarpe che usiamo all'esterno in realtà se uno le usasse dentro l'ufficio porterebbe in giro un sacco di schifezze, di terra, di neve e non è effettivamente molto igienico. Quindi è molto normale avere in ufficio un paio di scarpe o di ciabatte di ricambio. Cosa divertente è quando vai in uffici, non il tuo, ma in altri uffici, magari per dei meeting, e ti accolgono in ciabatte oppure ti chiedono di togliere le scarpe. Per me è ancora una cosa stranissima. E una cosa che ho imparato è quello di usare sempre delle belle calze, perché c'è sempre il rischio che qualcuno te le veda. Il mio secondo shock culturale è avvenuto nei mezzi pubblici, perché qua in Svezia, nei pullman, gli autisti possono ascoltare la loro musica. Secondo me è una cosa molto carina, però ero rimasta abbastanza sorpresa perché non solo ascoltano la radio e magari musica pop, ma possono ascoltare quello che vogliono. Quindi molto spesso sono entrata nei mezzi pubblici, in un pullman per andare a lavoro o per andare in centro, e l'autista stava ascoltando musica metal fortissima, oppure magari musica classica. A me piacciono entrambi i generi, quindi devo dire che se l'autista ascolta una musica che mi interessa, di solito mi siedo davanti, però a volte può essere anche un po' fastidioso, per esempio reggaeton alle 8 del mattino, e mi è capitato. La trovo una cosa un po' strana, e mi fa ridere che questo sia accettato, ma vabbè, quello va anche bene, ma più che altro che non ci siano delle regole, quindi che siano in grado di ascoltare quello che vogliono al volume che vogliono. Io comunque la trovo alla fin fine una cosa carina che, diciamo, permette agli autisti di godersi di più il loro lavoro, perché quando guidi comunque effettivamente può essere molto rilassante ascoltare musica, magari un po' meno per chi è accanto a te. Sempre parlando di andare in uffici e di vita lavorativa, un'altra cosa che per me è stata abbastanza scioccante venendo dalla Gran Bretagna è il fatto che quando vai in un ufficio, di solito in Gran Bretagna ti offrono sempre del tè. Forse dovrei premettere che io non bevo il caffè, odio il caffè nonostante sia italiana. In Gran Bretagna molto spesso ti chiedono appunto tè, caffè o un bicchiere d'acqua, invece qua in Svezia offrono solamente il caffè perché sono appunto grandissimi bevitori di caffè. Però per me che non lo sopporto, che non lo bevo, è stato abbastanza uno shock il fatto di passare dalla terra del tè, come la Gran Bretagna, alla terra del caffè in Svezia. Era una cosa che non mi sarei aspettata. E tra l'altro mi guardano anche un po' strano quando io rifiuto, perché forse essendo italiana si aspettano che io, boh, sia contentissima o che parli di caffè, non lo so. Invece purtroppo mi sento sempre un po' a disagio. E il mio ultimo shock culturale invece è avvenuto al supermercato, quasi uno dei primissimi giorni in cui sono arrivata, è il fatto che tutte le etichette del cibo di qualsiasi prodotto che potete comprare nei supermercati non hanno la traduzione in inglese, quindi il testo, diciamo, degli ingredienti, ma anche tutte le scritte del prodotto sono in svedese ovviamente e poi tradotte in tutte le lingue nordiche, quindi norvegese, danese, finlandese, russo e tedesco. E nessuna di queste lingue è simile all'inglese o chiaramente all'italiano. E per me fare la spesa i primi giorni è stato difficilissimo, perché intanto il mio svedese era assolutamente inesistente e anche comprare, per esempio, zucchero, farina, capire quale tipo di farina stessi comprando era impossibile, perché guardando anche la traduzione degli ingredienti era tutto tradotto in lingue straniere.
Per me ancora adesso trovo assurdo che non ci sia l'inglese, che comunque è, diciamo, una lingua internazionale parlata anche da loro, eppure non hanno la traduzione in inglese. Quindi se vi trasferite in Svezia o se state venendo come turisti e dovete comprare delle cose al supermercato, portatevi un traduttore sul telefono o un vocabolario, perché altrimenti vi potrebbe essere difficile capire esattamente che cosa state comprando. Mi ricordo a questo proposito che una delle prime volte che ero arrivata dovevo comprare un sacco di cose per la casa nuova, perché chiaramente non avevo nulla e non capivo esattamente quale fosse lo zucchero giusto. E alla fine, per essere sicura, avevo comprato lo zucchero in zollette, perché era in una confezione particolare, c'era il disegnino del cubo di zucchero e così ero sicura di non sbagliare. Che poi si dice Socker, quindi non è neanche così, diciamo, difficile da capire, però all'inizio ero un po' terrorizzata dal fare gli acquisti sbagliati. E niente, questi sono stati i miei primissimi shock culturali in Svezia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se anche voi avete avuto degli shock culturali simili vivendo qui oppure vivendo in altre nazioni. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, scusate. Avevo in mente di fare una serie di video in stile curiosità svedesi, curiosità sulla Svezia, con delle curiosità come queste che vi ho raccontato adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale e seguitemi su Instagram come Pilgrim23. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi!